prossimi pezzi li ho tutti copiati per non dover girare, li ho pensato anche per motivi di tempo. I prossimi quattro pezzi li raggruppo come se fossero un pezzo solo, come se fossero una specie di sonatina in quattro movimenti, però ogni movimento è scritto da un compositore diverso. Il primo è la Segoviana, titolo noto ai chitarristi, il pezzo di Darius Milhaud, Segoviana di Davide Anzaghi, che è un compositore italiano importante, quasi ottantenne, presidente della Società Italiana Musica Contemporanea. Ha fatto una specie di ritratto di Segovia cogliendone due aspetti diversi, quello più baldanzoso e quello più lirico, per cui c'è, se vogliamo, anche i due temi che ci sono di solito nel primo movimento della forma sonata, anche se non sono sviluppati. Il secondo movimento, diciamo, sarebbe lo scherzo, anche se non è tripartito, cioè non è in tre, ed è la fuga sulle corde a vuoto di Marco Reghezza. È una fuga molto condensata, molto stringata, a tre voci. Il titolo strano sulle corde a vuoto è perché le entrate del tema non sono fatte nelle tonalità solite, in stanza di quarta, di quinta, ma sono sulle tonalità che corrispondono alle corde vuote della chitarra, per cui c'è un'entrata in La, c'è un'entrata in Mi, un'entrata in Si, un'entrata in Sol, un'entrata in Re, eccetera. È un'idea particolare. Il tema è preso da Shostakovich. Il terzo tempo sarebbe quello lirico, e faccio il contrappunto segoviano di Paolo Ugoletti. In realtà è un contrappunto particolare, perché sembra a vederlo un pezzo a due voci, quindi, da cui il titolo. In realtà il compositore si è raccomandato che io tenga il più possibile le risonanze di ogni singola nota, cioè un po' il contrario di quello che si dovrebbe fare in un contrappunto, dove bisogna anche smorzare i suoni quando è ora di smorzarli. E per cui l'effetto che viene fuori in realtà non è quello contrappuntistico, ma alla fine tutti questi suoni formano come delle specie di lenti arpeggi su accordi dissonanti, in genere sono credo tredicesime, con un effetto quasi più impressionista direi che contrappuntistico. A mio parere molto suggestivo. E il quarto pezzo è l'Omenache a Segovia, che dà il titolo poi anche al volume, ed è di Roberto Tagliamacco, compositore genovese, che recupera un po' l'aspetto, diciamo così, spagnolo, nel senso che c'è l'Eniola, c'è la cadenza frigia, c'è un rasgueado finale. Quindi sono compositori diversi che però in qualche modo hanno qualcosa in comune, secondo me, tanto che pensato di fare questa, di unirli come se facessero un pezzo unico. Allora, Anzaghi, fughetta di Reghezza, contrappunto di Ugoletti e Omenache a Segovia di Tagliamacco. Thank you.
Thank you.